Ciao ragazzi, come state? Io ho appena distrutto la mia nuova webcam. Si torna al telefono. Immagine a specchio, lo so, ma sti cazzi, amici, sti cazzi, sti cazzi. Poi fatevelo dire da un narciso, con me lo specchio cade sempre bene. L'unica cosa è che questa immagine, essendo specchio, ok, le cose che sembrano a sinistra in realtà sono a destra. Una cam renziana, lo percepisce a sinistra, in realtà sta a destra. Comunque, ve l'anticipo subito, ragazzi. Intanto condividete, mi raccomando. Vediamo quanto siamo. 8.000, ragazzi, su, dai. Io non mi muovo per meno di 25.000. 25.000 vi saluto. Da 50 in poi inizio a parlare. Quindi, dai, ragazzi, su, condividete, condividete. Dicevo, diretta incazzata oggi. Intanto io condivido per aiutarvi sulla pagina del Fatto Quotidiano. Hackerò quella della Lucarelli. Condivido sul sito della Protezione Civile, amici, mi hanno dato l'account, sono stati gentilissimi, mi hanno detto: Andrea, chi più di te in questa quarantena fa Protezione Civile? Sei la mascherina neuronale degli italiani. Troppo buoni, amici, troppo buoni. Ma continuate a farmi dei complimenti, perché senza troppi complimenti io neanche vi saluto, amici. Neanche vi saluto, amici. Ah, mi stanno scrivendo ora quelli della Protezione Civile. Attenzione, aspettate un attimo, sono arrivati gli ultimi dati. Andrea, non so se hai visto gli ultimi dati, ma visto il tuo cuore, puoi invitare il pubblico a fare ancora un piccolo sforzo. Giusto, ragazzi? Sto guardando, i numeri stanno migliorando, ma siamo ancora lontani dall'obiettivo, dal picco massimo. Dobbiamo raggiungere 85.000, quindi condividete, 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 condividete sulla pagina dei Salvignani, dei Renziani, dei Feltrini. I Feltrini, sembra una roba che, beh, giustamente col fumo lui ci va a nozze. Allora, prima di presentare i cloni di oggi, vorrei parlarvi del brano. Anzi, partiamo subito col brano. Lui è un artista straordinario, amici, veramente grandioso. Non è nel mio Olimpo, ma nel mio Olimpo ci sta poca gente, amici. Lui ultimamente mi sta martellando, perché vuole scoprire la ricetta del mio pane. Mi ha mandato il pane. Lui è David Sylvian. Mi sta scrivendo: ho mangiato il tuo pane, è troppo buono, qual è il segreto del tuo pane? David, a parte che dovresti chiedere al mio clone, Scanzi 00 Farina, ma detto questo, io penso che il segreto del mio pane sia un po' come il segreto dell'acciaio di Conan. Non è tanto l'acciaio, ma è la carne che lo brandisce. E così ti dico la verità, io quando impasto il pane metto sempre Roger Waters, ok? Così piango, le mie lacrime sante danno quel gusto e quell'aroma, quel sapore al mio pane che è unico. Grazie a questo connubio di musica, pianto e lievito. E non ti dico come sono le frittelle alla Rosario Dawson, quelle fantastiche. Bene, amici, dicevo, lui è David Sylvian, questo è Blinding Light of Heaven. Vai con questo brano. Ma lo sentite come cresce? Forse lo sento solo io perché mi sto eccitando, ma lo sentite come cresce questo brano? Sentite questa chitarra, ma mi raccomando. David Sylvian, condividi sulla tua pagina. Robert Fripp, condividi sulla tua pagina. Ti travesti da Petta e fai in giro per il giardino vestito da Petta, condividi questa cazzo in diretta, Robert Fripp, dai, porca miseria, non mi denunciare, non mi querelare. Mi da sempre stare attento con Robert Fripp, perché la querela, tac, è dietro l'angolo. Comunque, chi è che non ha mai pianto ascoltando questa canzone? Nei commenti, chi cazzo la conosce? Allora, se non ti piace la musica che ascolto, bene, prendi e te ne vai in un'altra pagina, ok? Qui c'è soltanto la musica che scelgo io, e se non ti piace la mia musica, niente di grave. Vuol dire che non capisci un cazzo di musica e magari sei anche un po' audioleso. Allora, amici, partiamo subito con la presentazione dei cloni. E dato che questa, vi anticipavo, che è una diretta... Non ti incazzate, amici, voi condividete perché tante cose da dire. Tante cose da dire, tante cose da dire. Lui è lo Scanzi giusto per questa diretta. Lui è Scanzi numero 34. Scanzi video sfogo, detto anche l'infermiere. Mi state prosciugando le gonadi. Mi spieghi, Salvini, come cazzo fai a dire? Aprite. Mamma mia, sembra che abbia appena finito un Aprite turno. tutto, è Mamma mia. allucinante. Siamo davvero al delirio, amici. Buongiorno numero 34. Buongiorno un cazzo, eh? Buongiorno questa fava, una questa diretta minchia, tranquilla questo cazzo. e una Va diretta bene, morta. buongiorno Okay. questo Passiamo al cazzo. prossimo clone, Volevo fare una per dare una diretta certa tranquilla, ma no. sensibilità e fermezza a questa diretta. Buongiorno, Per me è un signori. grande onore presentarvi numero 9. Si sa che il numero 3 è il perfetto, il numero 3 è il numero perfetto, il numero 9 è ancora più perfetto perché è 3x3.
chi ha letto la Divina Commedia queste cose le sa, quindi ve le spiego. A questo punto vi presento lui, è proprio qua, è lo Scanzi Profeta, Taumaturgo, Messia. Scusate, Scanzi Messia, ecco, è arrivato, scusate. Clonato e non generato della stessa sostanza. In verità vi dico, chi condivide la diretta avrà la conoscenza eterna, ma chi mi negherà, annegherà nel Giordano. Bella metafora. E come piaga? Mi spunta un po'. Mamma mia, che schifo. Abbiamo sacre letture per oggi? Dal Fatto Quotidiano, la seconda lettera editoriale di Travaglio alla dirigenza. Molto bene. E ora vabbè, per bilanciare un po', abbiamo un incazzato, un profeta, ci vuole la parte che diciamo ammorbidisca un po' tutto quanto. Oggi voglio presentarvi Scanzi numero 67, lo Scanzi sdrammatizzatore. Eccolo. Ma no dai ragazzi, non scherziamo, mi date troppa importanza ragazzi, ma dai, ma io sono un giullare, l'ho sempre detto, mi diverto, sono un cretino, dai, faccio il cretino, dai, non è il caso, veramente. Grazie per essere qui. Ti ringrazio pure. Ma voi mi state sopravvalutando, non esageriamo amici, sono solo opinioni le mie, sono doxa come direbbe Conte, se volete episteme, cercate un esperto ragazzi, veramente non sono bene amici, dai, io il primo annuncio però lascerei a Scanzi numero 9, che aveva un annuncio molto importante da darci. Quale sarebbe Scanzi numero 9? Ho un annuncio da farvi, la parola che vorrei lasciarvi oggi è perdono, indulto per tutti i bannati. Ma qui siamo alla pazzia, tu liberi le teste calde, i fascisti, gli haters, i meloniani, i renziani, i salviniani, le ragazze cin-cin. In verità ti dico, chi non ha mai sbagliato a fare un post, lasci il suo smartphone sbloccato senza password sul comodino dell'apartment. Ok, per me ok. Ah, pure per me. Troppe foto di piedi da cancellare, va bene pure per me. Noi riaccogliamo queste 20.000 pecorelle smarrite, tornate all'ovile, tornate, ma condividete, siete perdonati, tornate e condividetene tutti. Noi siamo pazzi, siamo folli, siamo così, facciamo numeri della Madonna, non ci possiamo fermare amici, non ci possiamo fermare. Fuori dal vaso, ban, ok? Ban, perché io ho due guance, ma sporgerle entrambe come un Renzi qualsiasi in una videoconferenza in inglese, ma manco per il cazzo amici, ma manco per il cazzo. Allora amici, partiamo subito con la diretta di oggi, fase 2. Forse tutti noi ci aspettavamo qualcosa di diverso da questa fase 2, da questo discorso di Conte. Ma questa fase 2 ci dice una cosa molto chiara, amici. Siamo nella merda. Ho disinstallato The Fork, propri ricordi. Eppure, nonostante questo momento delicato, è qua che mi incazzo, è qua che mi sale proprio la cazzim, la Meloni parla di attacco alla democrazia. La Meloni, Giorgia, parla di attacco alla Costituzione, parla di regime totalitario. Allora, Giorgia, io lo so, tu sei intelligente. Meloni, paladina della Costituzione, è un ossimoro. È un po' come se un nazista accusasse Guccini di incitamento all'odio. Giorgia, lo so, allora, io capisco come... Cioè, tu sei intelligente, io capisco come ragioni, Giorgia. Tu in questo periodo storico per te è importante accumulare consensi che poi ti spenderai come punti fragola appena Renzi chiuderà i rubinetti e farà cadere il governo. Ma me ne rendo conto, ma secondo te, parliamoci chiaro, è il caso durante una pandemia mondiale fare tutto ciò? Non è forse più il caso, non è più logico, più civile, più democratico lavorare, collaborare con Conte, con le giuste critiche che io, anch'io ho in mente, anch'io ho delle critiche da fare, ma in maniera costruttiva. E adesso fare un'unica e semplice cosa, mettere da parte il proprio interesse personale e fare un'unica cosa. Condividi questa diretta, Giorgia, condividi questa diretta, condividila sulla tua pagina, condividila sulla pagina di Salvini, tanto ormai si stanno mordendo. Non so se notate che Salvini e Meloni sono come due bestie feroci che collaborano finché hanno la stessa forza. Appena uno si ferisce un attimo, l'altro gli va a dare il colpo finale, no? Ah, ti suggo la percentuale. Va bene, amici, io vado a mangiare, mi raccomando, se no qua la mia compagna mi dice, ma io che ci sto a fare? No, che ci sto a fare? No, sei importantissima.
Sei, diciamo così, non dico nell'Olimpo delle mie cose preferite, però è una grandissima compagna. Amici, io vi saluto e vado a mangiare. A presto, ciao. Sempre Sempre sia saluto. lodato.